Siamo col presidente del Gambero Rosso Paolo Cuccia. Quello enogastronomico è un patrimonio italiano, tanto vario quanto importante da trasmettere. Cosa può dirci a questo proposito? La cultura del gusto, come la parola descrive, è una cultura che nasce dalla capacità organolettica di un cibo e dalla capacità di elaborarla di una cucina. Non è casuale che la parola gusto venga poi utilizzata in tanti altri campi di cultura del nostro paese e delle nostre capacità espressiva. Quindi l'enogastronomia come base di riferimento. Perché nasce da questo meraviglioso territorio fatto di centinaia e centinaia di prodotti autoctoni. Per una promozione efficace è conveniente essere su tutto il territorio italiano. Beh, direi che è quasi indispensabile perché nel mondo è nota ed apprezzata la cucina italiana, ma noi sappiamo che esistono le cucine italiane, sono degli studi che addirittura stimano che ogni 50 km mediamente ci sia una modifica di capacità elaborativa del prodotto. Molto spesso il prodotto è diverso, proprio tornando alle specie autoctone, chiaramente il modo di elaborarlo può essere diverso. Distinguiamo semplicisticamente una cucina del burro dall'Appennino in su, al nord d'Italia. La cucina dell'olio al sud, però le cucine sono appunto tante, sono influenzate dai prodotti, dalla storia, dalle relazioni internazionali, molto spesso di guerra, invasioni, e quindi certamente essere nelle varie regioni del nostro paese ci dà la possibilità di percepire, analizzare, studiare, promuovere queste straordinarie differenze. Abbiamo assistito a un esperimento ben riuscito già in Sicilia. Perché fare il bis? Perché le Sicilie sono due, i siciliani stessi si dividono tra siciliani dell'est, quindi la Catania industriale, e siciliani dell'ovest, la Palermo capitale. Questo nostro paese poi è specialista nell'individuare il campanile, appunto come riferimento. Per noi è stato molto importante fare questo raddoppio di presenza perché a Catania era nata appunto una struttura industriale nell'area portuale, un edificio meravigliosamente restaurato di un'attività appunto funzionale alla città, e a Palermo siamo stati chiamati in un palazzo storico meraviglioso, restaurato con un progetto di architetto Gaio Lenti, e quindi ancora di più a sottolineare come l'enogastronomia e cultura. Questo palazzo ci saranno sedi museali e Gambero Rosso è sinonimo di appunto cultura enogastronomica. Cosa si aspetta da questa nuova avventura? Mi aspetto un test importante, quindi non è un'avventura, è una scelta meditata, richiederà la capacità di essere attenti alla Palermo sia professionale che amatoriale. E quindi lo facciamo con molta umiltà, come facciamo tutte le nostre cose, di entrare in punta di piedi, insomma, però certamente dalla porta principale di questa straordinaria capitale d'Italia. Il Un consiglio per gli appassionati del cibo. consiglio è essere autentici, seguire le indicazioni degli esperti, sicuramente leggere le nostre pubblicazioni, però farsi un proprio gusto. Io penso che la vera evoluzione, la vera capacità che il nostro paese ha dimostrato negli ultimi 25 anni, parlo di 25 anni perché sono quelli della storia del Gambero Rosso, è stata di andare alle radici, approfondendo la conoscenza, scommettendo però anche su nuove elaborazioni del prodotto e delle tecnologie straordinarie che oggi abbiamo in cucina. E quindi il suggerimento è seguire il proprio gusto e però confrontarsi ovviamente con gli esperti e con l'innovazione. Una buona alimentazione è anche salute. Possiamo dire che educare è meglio che curare? Beh, questa è certamente un'espressione corretta. Molto spesso col nostro facciamo delle cose strane, siamo abituati a seguire con più attenzione l'estetica, l'involucro del corpo che il funzionamento del corpo. E in questo
Direi che torno al tema, alla definizione che davo dell'autenticità del proprio gusto, con tutti ovviamente i suggerimenti medici, gli approfondimenti medici, credo che il nostro corpo ci parli e noi sappiamo che ci sono delle cose che ci fanno bene, altre ci fanno meno bene, sappiamo che qualche chilo di troppo può non far male, troppi chili fanno male. Quindi ciascuno di noi ha un equilibrio, ha un metabolismo, ha una sua storia. E con questo dobbiamo fare i conti, e chi impara a fare i conti in senso positivo, in senso anche dialettico col proprio corpo, e quindi con qualche ovviamente eccezione che è sempre consentita, sta bene. Chi fa troppe eccezioni quantitative qualitative, e qualitative, e non dà ascolto al proprio corpo, rischia di soffrire molto. Ci vediamo a Palermo. A Palermo e prossimamente anche da qualche altra parte d'Italia e all'estero anche. Grazie. Grazie a voi.